a tutti, io sono Volpi Riccardo. E io sono Martina Piggioli. E siamo qua a rispondere delle domande. Ciao a tutti, io sono Volpi Riccardo. E io sono Martina Piggioli. Ed oggi vi sveleremo alcuni segreti della relazione pilota-partner. Beh sì, diciamo che bisogna trovare un compromesso, sicuramente quando si è in pista la concentrazione è tutta rivolta alla gara, anche perché comunque ci teniamo ed è vero che è il nostro sport, ma lo vogliamo praticare nel modo più professionale possibile. E dopo, quando si è fuori, dipende a volte anche molto dai risultati in pista, l'umore eccetera, però sia la sera, magari a cena, così si stacca anche un po' la testa, magari si parla della gara, di quello che è successo durante il giorno, ma ci si può anche rilassare, ecco, e pensare ad altro, ecco. Sì, condivido. No, io mi fido abbastanza di lui quando guida e sono, sì, tranquilla, e si vede che è un pilota. Però sì, dai, no, nel sì. Complesso. Cerco sempre comunque di essere prudente, perché la sicurezza prima di tutto. E magari, ecco, se uno, quando arrivi in prossimità di una rotonda, vedi che c'è il cordolino della rotonda, ecco, ci metti una ruota sopra, ma pianissimo proprio, capito? Quindi andate sempre piano. Magari si può dire che, tipo, incide sul fatto che quando siamo in macchina magari taglio la rotonda, ecco. Prendiamo il cordolo sulla rotonda, ecco, quello è classico. Cioè non è che taglio la rotonda, vado sul cordolo della rotonda. No, allora possiamo dire che vedi una rotonda come una curva, esatto. Non altro. Sì, è noto, diciamo, da sempre che il pilota solitamente crea più appeal nell'approccio con le ragazze, eccetera. E lo penso effettivamente anche io. Poi nel nostro caso specifico, secondo me non ha aiutato molto, perché comunque non lo sapeva che io correvo. Ma come correvo, non lo sapevo, eccetera. Lo vedevo da Instagram. L'ha vista da Instagram, però non penso che abbia influito. No, io non, personalmente non ero attratta dai piloti. Quindi. Però sì, cioè alla fine mi sono lo stesso, cioè mi ha affascinato lo stesso questo sport, ma non ha aiutato, diciamo, nella conquista. Ottimo. Sì, sicuramente il nostro sport tira via tanto tempo, soprattutto nei weekend, quando magari le coppie normali potrebbero trovarsi, magari andare in giro, di qua e di là. No, è venuta malissimo, rifacciamo. Di qua e di là. Sì, sicuramente il nostro sport è uno dei più impegnativi a livello di tempo, però soprattutto perché porta via tanto tempo nei weekend tra gare e allenamenti. E il segreto è un po' sicuramente la passione, sia mia e magari quella della fidanzata amorosa, che decide di seguirti e quindi supportarti sia nelle gare che nei weekend, e quindi si riesce a condividere una passione che o è comune o comunque è di uno dei due, ecco. Sì, insomma, lui è fortunato, perché a me piace comunque e vederlo correre così, e quindi ho piacere nel seguirlo durante le sue gare, per cui sì, riusciamo lo stesso a trascorrere insieme weekend nonostante questo sport. Ottimo. E quando le cose vanno bene sono molto contenta per lui. No, non si può fare, si deve rifare qua, eh. Andava bene, andava. No, cioè, allora, nei momenti migliori, insomma, quando le cose vanno bene, io sono emozionata anche io per lui, e quindi diciamo che condividiamo l'emozione insieme. Quando invece le cose vanno un po' meno bene, ecco, e sono, cioè, dispiaciuta, perché so quanto lui ci tiene, e quindi cerco di consolarlo, insomma, in vari modi. Ottimo. This was the first reaction. Shock, shock, shock. Ok. Come mi supporta? Ma diciamo che la sua presenza mi aiuta sempre, perché comunque ho un supporto in più oltre al team e alla famiglia che c'era anche in precedenza, e solitamente comunque la sua presenza è positiva, mi aiuta magari a stare calmo nei momenti un po' più complicati, e mi sprona sicuramente a dare il meglio, sapendo che anche lei è in tribuna a guardarmi. Cerco di
e sostenerlo, insomma, ascoltarlo, farlo sfogare e niente. Farmela passare. Esatto. Non lo sopporti, puoi dire. Ma cerco di farlo sfogare assorbendo tutte le sue frustrazioni accumulate, vabbè. Io cerco, insomma, quando fa il peso, cerco di fargliela passare, insomma, delle volte lo... come posso dire? No. Quando sono peso, no, lo serio, dai. Quando sei peso? Sì, dai, sì. Beh, insomma, gli dico... Gli Beh, adesso parti, aspetta, vai. No, perché mi sto già immaginando l'editing del video per gli altri. Proprio di... No, sono, mi viene l'ansia perché comunque, cioè, soprattutto perché sono le prime gare che vedo e quindi ho un po' paura, sì, però poi, cioè, sono carica anche io, sono emozionata e quindi mi diverto quando corre. Tu invece fai incidenti perché pensi a lei, no? No, no, cerchiamo sempre di essere corretti in pista con gli altri e soprattutto con se stessi, ecco. Lo incito, insomma, a dare il meglio di sé e basta, qui dopo sì, dai. È un weekend di gara, insomma, ecco, quindi siamo seri. Facciamo sei. Le persone. Ci riesce? Ci riusciamo. Nella maggior parte dei casi ci si riesce, devo dire. Siamo veramente seri, professionali.